nostri esperti della Task Force nazionale, che voglio ringraziare. Intanto Simona Elmo, che è la responsabile proprio del supporto tecnico del progetto, che oggi purtroppo è costretta anche a intervenire in supplenza di Gerardo Cardillo, che è il nostro pivot, il nostro punto di riferimento per la regione Campania. Purtroppo Gerardo è stato all'ultimo momento convocato per una questione, diciamo, di salute personale, quindi gli facciamo i migliori auguri, niente di grave, vi posso rassicurare. Simona lo dovrà però in questo senso sostituire. E poi interverrà Giovanni Andreassi. Giovanni Andreassi è uno dei nostri esperti della Task Force nazionale, che ci aiuterà a capire perché la cooperativa di comunità è uno strumento particolarmente utile e promettente per le finalità che come progetto stiamo perseguendo. Con chi poi ne parleremo? L'ho già detto prima, ne parleremo con Paolo Scaramuccia di LegaCoop, che è proprio responsabile di questa componente della centrale cooperativa importante che tutti conosciamo. E poi ne parleremo anche con il responsabile del Consorzio Sale della Terra, che anche ha delle esperienze molto significative. Però poi nella seconda parte, che sarà condotta invece da un altro dei nostri esperti della Task Force nazionale, che è Luigi Famiglietti, peraltro campano anche lui, quindi tutto in famiglia si potrebbe dire, o tutto in regione oggi, che coordinerà invece interventi di esperienze che verranno presentate, che sono proprio campane, alle quali parteciperanno il sindaco di Marzano di Nola, Francesco Addeo, e Domenico Masone di Pietrelcina, che ci presenteranno le loro esperienze in tema di cooperative di comunità. In particolare tengo a sottolineare quella del comune di Pietrelcina, che è legata poi a una delle esperienze più significative, più importanti, e che è legata appunto alla gestione degli sportelli SPRAR all'interno dei comuni, quindi un'esperienza particolarmente importante in un campo estremamente, estremamente difficile per tutto il paese. Mi dispiace, ho dovuto improvvisare questa apertura, nel senso che i miei dovevano essere solamente saluti, purtroppo la mancanza del presidente, che dopo spero che riuscirete ad avere, mi ha fatto fare questa breve introduzione in questa chiave. Io passo subito la parola alla collega Simona Elmo, che introduce la prima sezione. I lavori poi saranno chiusi, come avrete visto, dal project leader di Sibater, che è Francesco Monaco, e che poi chiuderà i lavori. Io vi ringrazio moltissimo, mi scuso per dovervi lasciare in anticipo, rimarrò ancora con voi 6 o 7 minuti, ma vi auguro buon lavoro. Vi sono sicuro che l'apporto del Task Force nazionale di Sibater sarà molto utile allo sviluppo dei progetti legati a Sibater. Arrivederci a tutti. Simona, a te la parola. Grazie Tommaso, grazie, grazie a tutti, rinnovo i ringraziamenti ai relatori. Io, come avete visto, il pomeriggio è molto denso, sia di relazioni che di testimonianze, e vorremmo anche lasciare lo spazio ai nostri sindaci per approfittare dei testimoni privilegiati che hanno accettato di partecipare oggi per porre anche delle domande e approfondire gli aspetti che interessano di più. Io farò giusto una breve introduzione di contesto. Il progetto Sibater, come lo ha benissimo raccontato il nostro Tommaso Dal Bosco, e come arriviamo a un laboratorio di approfondimento sulle cooperative di comunità, collegando anche il tema del coinvolgimento di terreni privati non utilizzati in un piano di valorizzazione e di riqualificazione complessiva del territorio comunale. In questo momento la task force di Sibater sta affiancando direttamente quasi 400 comuni in tutte le regioni del Mezzogiorno. Di questi circa 80 sono in Campania, ma in realtà in Campania sono stati ormai raggiunti 120 comuni, sia direttamente che indirettamente, che a livello di regioni del Mezzogiorno sono 700.
e in che modo abbiamo raggiunto i nostri comuni anche con output e servizi messi a disposizione di tutti e quindi anche dei comuni che non hanno aderito direttamente, non stanno beneficiando dei servizi diretti della task force nazionale, che vanno da vademecum operativi che trattano gli argomenti collegati all'accesso alla terra e alle possibili forme di valorizzazione, fino ad alcuni strumenti o note di approfondimento tecnico. Tra questi strumenti anche le cooperative di comunità, che sono state oggetto di un vademecum scritto con Confcooperative e LegaCoop, che sono due nostri partners della prima ora e che hanno messo a disposizione il loro know-how in materia e continuano a mettere a disposizione il loro know-how per i comuni SIPETER. E questo porta alla riflessione di oggi. Il primo atto del progetto SIPETER, e che continua ancora oggi, è stata la costruzione di una rete di partners economico-sociali sia a livello nazionale che a livello locale. È stato un momento di partenza chiave per tutta la task force di progetto, ma anche per l'individuazione dei temi e degli oggetti, e anche per aggiustare gli interventi man mano che andavano avanti. Ormai siamo a quasi due anni, a un anno e mezzo di realizzazione di azioni progettuali. Due cose tra le altre abbiamo capito in questi mesi. Sicuramente accesso alla terra e frammentazione fondiaria sono dei fattori critici che frenano i progetti sviluppo locale che vengano da spinte del territorio, dalle energie del territorio, e che possono essere attuate dagli attori in partenariato pubblico-privato. Quindi abbiamo capito quanto fosse determinante intervenire sulla ricognizione delle terre pubbliche abbandonate, ma su sollecitazione di molti sindaci aderenti a SIPETER, tra cui anche il sindaco Addeo, che oggi racconterà la sua esperienza, sui terreni privati inutilizzati, per provare a ricomporre proprietà frammentate, recuperare a uso produttivo sostenibile i terreni di proprietà privata silente o comunque assente rispetto al circuito produttivo. Ed è in questo contesto che si è consolidato il nostro rapporto col mondo della cooperazione. Ho citato LegaCoop e Confcooperative, ma anche la rete di economia civile, Consorzio Sale della Terra, partner di SIPETER, anch'essa della prima ora, che della rete fa il suo punto di forza, come accennato dal Bosco, con ormai quasi 300 dipendenti, 11 cooperative consolidate, quasi tutte sono cooperative di comunità, e soprattutto con la rete di comuni del Welcome, che come dicevo... Simona, scusami se intervengo, ma io pregherei la regia di spegnere i microfoni di chi non parla, perché non stiamo sentendo assolutamente nulla, quindi vi pregherei di fare questa operazione e anche di inviare la registrazione se non è stato fatto, perché avremmo poi dei problemi anche di rendicontazione di questa attività. Scusami tanto, Simona. No, niente, da dove riparto? Sì, sentivo i rumori, ma non volevo
rubare ulteriore tempo. Dicevo che in queste riflessioni condotte rispetto alle terre pubbliche abbandonate, criticità, profili di regolarizzazione, strumenti da attivare, è stato avviato su sollecitazione dei nostri sindaci la riflessione anche sui terreni privati. In un contesto di questo genere si è sviluppato il consolidato rapporto di partenariato nella realizzazione delle azioni progettuali con i partners Lega Coop e Conf Cooperative e con, dicevo, la rete di economia civile, il Consorzio Sale della Terra, che oltre all'importantissimo, fondamentale collegamento con la rete dei piccoli comuni del Welcome e quindi col mondo dello SPAR, come ricordavo Tommaso Dal Bosco, sono un laboratorio in progress dello strumento cooperative di comunità. Sono quasi tutti i consorziati, sono cooperative di comunità e molte sono in fase di costituzione. E questo contesto ha portato alla nostra attenzione appunto i laboratori di sperimentazione non solo delle cooperative di comunità, ma come ci diranno bene i nostri relatori, i rapporti fra pubblica amministrazione e terzo settore, come adesso normati in maniera importante anche dopo l'intervento giurisprudenziale e dopo l'adozione recentissima delle linee guida rispetto a questo tema da parte del Ministero delle Politiche Sociali lo scorso 31 marzo. Perché qui si mettono in campo due nodi fondamentali, soprattutto per la maggior parte dei comuni destinatari dei servizi SIBA, perché sono comuni piccoli e piccolissimi. Quelli che il codice del terzo settore del 2017 finalmente norma e descrive, ossia gli strumenti della coprogrammazione e della coprogettazione, quindi individuazione dei bisogni da soddisfare e programmazione degli interventi in collaborazione, in partenariato pubblico-privato con la leadership degli enti del terzo settore e del mondo appunto della cooperazione, e la coprogettazione, cioè fino ad andare alla progettazione degli specifici interventi di servizio. Questo consente di individuare le cooperative di comunità come una delle possibili soluzioni alle criticità che raccontavo in premessa. Accesso alla terra e recupero anche di terreni privati abbandonati, consentendo ai comuni, fra l'altro, di attivare quei servizi che gli amici di Consorzio Sale della Terra chiamano di welfare rurale, quindi produzione di servizi essenziali e imprenditorialità improntata alla multifunzionalità, che in comuni piccoli e piccolissimi a volte sono gli unici elementi chiave che consentono di sbloccare un percorso, un processo verso uno sviluppo sostenibile, ma anche garantendo la vera e propria sopravvivenza di queste comunità locali che scontano fragilità e criticità radicate. Col collega Luigi Famiglietti abbiamo fatto un po' il piano della giornata, ci siamo resi conto che è densissima, io mi fermerei qua per non tenervi tre ore collegati e soprattutto per ascoltare relazioni e testimonianze che, poiché conosco molto bene i nostri sindaci, i nostri partner, se vi posso assicurare saranno di altissimo interesse, per poi lasciare spazio alle domande. Quindi io chiederei al dottor Giovanni Andreassi che ci fa un po' un quadro delle riflessioni
che abbiamo fin qui portato avanti rispetto al coinvolgimento dei terreni privati nelle varie declinazioni, tipologie, nei processi di valorizzazione che portiamo avanti con Sibater, per poi passare alle relazioni dei nostri partners. Grazie Giovanni. Sì, buonasera a tutti. Allora, il discorso che andiamo ad affrontare sulle cooperative di comunità si inquadra in un'evoluzione del quadro legislativo in materia di enti associativi senza scopo di lucro, che negli ultimi anni ha fatto registrare delle novità importanti. La più importante è il cosiddetto codice del terzo settore, mi pare del 2016, che sta per essere attuato, credo, in questi mesi con l'attuazione del registro unitario del nazionale del terzo settore. La categoria del terzo settore identifica una tipologia di associazioni o società, soprattutto società cooperative, che essendo caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro e dal perseguimento di scopi solidaristici, negli ultimi tempi anche dalla possibilità di un riparto parziale degli utili rispetto all'attività economica svolta, dicevamo che queste forme associative possono beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali che vanno più banalmente dall'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti ad agevolazione soprattutto sulla contabilità IVA e anche nei rapporti di lavoro con i collaboratori, perché cosa che spesso si presta ad aspetti proprio. Grazie. Non so chi sta parlando, felici, perché poi queste cooperative onlus offrono tante opportunità di lavoro, però spesso non è un lavoro tutelato al pari dei lavoratori dipendenti. Questo lo dico con un riferimento a un'esperienza che ho visto io riguardante le cooperative che si occupano di asili nido. Anche se sono gli asili nido sono delle attività importanti di cui tra l'altro il so che il meridione è carente e spesso si dice che ci vorrebbero pure più asili nido nelle comunità meridionali. La legislazione sugli enti del terzo settore consente una procedura molto particolare che si chiama coprogettazione per lo svolgimento di servizi di interesse locale o per la gestione di immobili di interesse pubblico, come può essere un bosco, una foresta, anche un terreno agricolo per degli scopi che riguardano l'intera comunità. Questa procedura di coprogettazione consente quindi un affidamento in gestione di un immobile al di fuori delle normali procedure di gara. Sappiamo tutti che nei comuni, quando c'è da fare una gara o d'appalto o per una vendita o un'asta, c'è sempre un problema, bisogna mettere in piedi un iter burocratico. Quando poi parliamo di un piccolo comune, il dramma si fa pesante se non ci sono persone esperte che queste cose le fanno tutti i giorni. Quindi un iter di coprogettazione, purché supportato da adeguata motivazione, consente all'amministrazione di evitare queste procedure competitive e di focalizzare la sua collaborazione con un unico soggetto. Questo però presuppone che sia fatto comunque un avviso pubblico con l'invito a tutte le associazioni potenzialmente interessate a inoltrare la candidatura, un progetto da sottoporre all'amministrazione, e poi si vede se risponde una sola associazione o cooperativa, si tratta con quella. Se rispondono due o più soggetti ugualmente interessati, beh, allora il discorso si fa un po' più delicato, perché lì appare veramente opportuno aprire una procedura di gara vera e propria, quindi con tutta la pubblicità, i requisiti, eccetera. Quando si può evitare, per esempio, la procedura di gara, si crea un vantaggio anche per la cooperativa. Per esempio, la cooperativa non deve andare in banca o all'assicurazione a farsi rilasciare una polizza fideiussoria, una cauzione. Le cauzioni costano. Se invece si tratta solo con un ente, si può evitare questo aspetto qui, anche se poi l'amministrazione deve sempre valutare, a tutela delle ragioni pubbliche,
se un determinato contratto debba essere o meno assistito da cauzione. Cioè l'amministrazione dà in gestione un immobile, questo immobile deve essere messo a norma con dei lavori, sarà in gestione 5, 6, 10 anni ad un soggetto che lo valorizza, però è giusto anche che l'amministrazione abbia una cauzione in mano in caso di inadempimento degli obblighi che derivano dal contratto. Le esperienze che stiamo facendo con Sibater, con tante piccole comunità, tra cui alcune sono rappresentate in questa riunione, vanno in questa direzione. Dopodiché mi fermo perché sennò scendiamo nello specialistico e nemmeno io. Se vorranno ti potranno rivolgere delle domande. Completo solo dicendo che rispetto ai terreni di proprietari silenti, il dottor Andreassi ha individuato una serie di procedure giuridico-amministrative a costo zero praticamente per il comune, che consentono al comune di intervenire recuperando all'utilizzo questi terreni. È tutto a disposizione sul sito Sibater e comunque se avete delle domande anche dopo, quando nella sessione a ciò dedicata, il dottor Andreassi potrà rispondere. E adesso Paolo Scaramuccia, il nostro amico di Lega Coop, ci racconterà un po' i punti di forza di questo nuovo strumento, soprattutto le piccole comunità e l'esperienza di Lega Coop in materia. Grazie Paolo. Ah, grazie a voi e buongiorno a tutti i sindaci. Allora, in campagna, oltretutto, proprio un anno fa è stata il 2 marzo, poco prima che ci fosse lockdown, è stata approvata proprio la legge regionale sulle cooperative di comunità, quindi abbiamo anche, come dire, a livello locale un gancio giuridico che si aggiunge all'arresto. Sento sempre i microfoni, quindi non so se mi sentite bene. Provo a darvi un po' di una breve descrizione, ma poi meglio di me lo racconteranno le esperienze di chi le cooperative di comunità le vive quotidianamente. Sono sostanzialmente delle imprese, appunto, che coinvolgono i cittadini in una logica partecipativa e democratica. Di sviluppo locale, sostenibile, quindi parliamo di uno strumento. Scusate, ma sento qualcuno che parla sotto e non vi sento. Vado avanti. Ha però una dinamicità imprenditoriale che la differenzia sostanzialmente da quelle che sono le attività di volontariato, perché questo va a creare un valore anche economico, evidentemente, ma poi vedremo come il portato sia economico che sociale, crea un valore economico con la comunità, per la comunità, quindi non va ad estrarre il valore dalla comunità per portarlo altrove, ma lo crea con la comunità per ridistribuirlo all'interno di essa, a vantaggio di tutta la comunità e non solo dei soci, banalmente, perché non tutti potrebbero essere soci della cooperativa. Quindi parliamo appunto di uno strumento di sviluppo locale sostenibile, che è sostenibile perché parte dal basso ed è partecipato con i cittadini, quindi c'è un'attenzione anche al come si costruisce lo sviluppo, e sostanzialmente ha risposto in questi anni a delle dinamiche, è stato uno strumento di reazione spesso alle dinamiche di spopolamento dei piccoli comuni, è un soggetto che consente spesso di fare rete, mette a sistema tutte quelle che sono le realtà, gli attori di un territorio che singolarmente non hanno la forza propulsiva magari per proporre progetti di sviluppo, ma che invece messi in rete possono effettivamente dare un valore e un contributo importante, e questo dimostra infatti la validità dello strumento, in particolare nelle aree fragili, lì dove gli operatori, il mercato cosiddetto non arriva perché non ha un interesse, non ha i numeri
che lo rendono appetibile molto spesso, e quindi la cooperativa di comunità spesso diventa l'unico strumento con il quale si può generare un qualcosa di nuovo, di innovativo, e quindi secondo questa logica anche uno strumento di accesso ai diritti molto spesso, che soprattutto se pensiamo alle aree interne, vengono in qualche modo, rischiano di venire limitati, e quindi i cittadini che si attivano in prima persona per dare una risposta non solo ai propri bisogni e quindi di conseguenza anche ad alcuni diritti. Prima si descriveva l'aspetto giuridico delle cooperative di comunità. Ora, quella che è stata descritta è sicuramente una parte, una del terzo settore. Le storie che sentiremo oggi sono cooperative di comunità in forma di cooperativa sociale, e quindi rientrano sicuramente nel terzo settore. Ci possono essere anche in realtà cooperative di comunità che prendono anche altre forme, quindi non necessariamente della cooperativa sociale, possono prendere la forma della cooperativa in forma di impresa sociale, ma possono essere anche cooperative agricole o cooperative di lavoro, di utenza. Molto spesso, nella maggior parte dei casi, sono cooperative miste di utenza e lavoro, quindi magari non sempre lo strumento della coprogettazione può essere utilizzato, ma abbiamo dimostrato, insomma, grazie anche ad ANCI e IFEL, abbiamo dimostrato che si può collaborare nel pieno rispetto delle norme, della trasparenza tra comuni, enti locali e cooperative di comunità, anche nel caso in cui non siano enti del terzo settore. Però sempre comunque sono uno strumento attuativo di quello che si dice la sussidiarietà orizzontale, che purtroppo nel nostro paese è sempre poco valorizzata nei nostri ordinamenti. Si tende a ragionare molto sulla sussidiarietà verticale e quasi mai su quella orizzontale, ma dobbiamo ricordare che è prevista nella nostra Costituzione ed è praticamente alla base di quasi tutta la normativa europea, insomma, dove viene fortemente valorizzata. Anche la nuova programmazione 21-27 fa molto leva sulla sussidiarietà orizzontale. Proprio perché è uno strumento, la cooperativa di comunità, che va a rafforzare la coesione sociale. Vi do alcuni input, poi magari approfondiamo. Sicuramente rafforza la coesione sociale, ma meglio di me lo racconteranno Francesco, Gian Gregorio del Consorzio Sociale della Terra, ma anche Valeria Fagliella della cooperativa. Insomma, lo descrivono molto bene nella loro attività quotidiana. Va a creare nuove opportunità di lavoro, ma anche nuovi servizi, anche quelli che possiamo ipotizzare come servizi tradizionali, e già in molte realtà riuscire a riattivare dei servizi è fondamentale per la sopravvivenza in alcuni casi e per il rilancio di alcuni comuni, di alcune realtà. A volte con le cooperative di comunità, si pensa un po', cioè c'è un po' di pensiero laterale, ci si inventa anche nuovi servizi che molto spesso si pensa di non poter creare o a cui non si pensa di poter accedere. Invece con la cooperativa di comunità si fa un passo in più. Perché la cooperativa di comunità, così come uno strumento nuovo che stiamo sviluppando in questi anni, allo stesso modo risponde alle trasformazioni sociali ed economiche. Per questo si stanno sviluppando moltissimo in questi anni, perché sono una risposta a quello che sta accadendo nella nostra società e nella nostra economia. Tant'è oggi si parla molto di beni comuni, per anni non ne abbiamo mai parlato, ma oggi è tornata molto di attualità il tema dei beni comuni, e le cooperative di comunità stanno dimostrando di essere lo strumento attraverso il quale i cittadini, unendosi, possono utilizzare il soggetto con cui gestire e valorizzare i beni comuni. Le terre ne sono un esempio lampante, ma ad esempio molto spesso, sempre più spesso anzi, ci capita di dover mettere insieme due aspetti, quello che è il bene comune, la terra pubblica ad esempio, ma anche beni privati. Penso alle terre private, ma penso anche ai immobili privati molto spesso. E la cooperativa è esattamente quello strumento che riesce a tenere insieme le due cose, mettendole a fattor comune, valorizzando
quegli strumenti che magari hanno anche originariamente finalità diverse, ma mettendoli insieme in una progettualità unica, che invece va proprio a rafforzare questo, questo progetto, che ricordiamoci è sempre un progetto imprenditoriale, non perché va a sminuire quanto sia importante e vada valorizzato il volontariato, l'associazionismo, ma la logica è diversa. Qui c'è un principio che è quello imprenditoriale, fatto con una forma di impresa che è democratica, intergenerazionale, perché per legge, appunto, chi conosce il modello cooperativo sa che ci sono tutta una serie di requisiti che fanno sì, o meglio, di requisiti richiesti dalla legge anche, e di principi per cui la cooperazione guarda al futuro, quindi il patrimonio non è dei soci di oggi, ma è anche dei soci che verranno domani. E per questo la diciamo intergenerazionale. È democratica perché ovviamente vale il principio di una testa un voto, quindi indipendentemente dal principio dal capitale che i soci versano, valgono tutti quanti allo stesso modo. E questo, chiudo con quest'ultima cosa, è anche il motivo per cui è un ottimo strumento per ripopolare molti dei piccoli comuni attraverso le politiche di integrazione. Evidentemente offrono la possibilità ai giovani che sono del posto di tornare o di restare, ma anche a chi viene da lontano di integrarsi in quelle realtà, avendo un peso, avendo un ruolo fondamentale, mettersi a disposizione della comunità, ma essere un pezzo di quella comunità, diventare se stessi un pezzo di quella comunità, e quindi avere un, a volte anche un inaspettato futuro su quella comunità, che magari molti che venivano da lontano non se l'aspettavano, insomma. Ma meglio di me questo ve lo racconteranno le due esperienze cooperative che sono qui con noi oggi e che spero, insomma, molti di voi già conosciate. L'unica cosa che vi posso dire è che LegaCoop dal 2011 lavora sulle cooperative di comunità. Io me ne occupo direttamente dal 2015 e una delle prime cose che abbiamo realizzato è stato un bando a supporto delle aree terremotate nel 2016, quindi rivolto a costituire, accompagnare le comunità colpite dal terremoto del centro Italia, perché ritenevamo che non fosse sufficiente la ricostruzione fisica dei luoghi, dei palazzi, ma fosse necessario anche tenere insieme le comunità che si stavano sgretolando, ahimè, come è avvenuto per i palazzi, e quindi abbiamo provato a reinserire progetti di economia e anche di coesione sociale. Da quell'esperienza, insomma, abbiamo fatto tesoro di quell'esperienza, e lo scorso anno abbiamo invece lanciato un bando che si chiamava Coop Startup Rigeneriamo Comunità, che era volto appunto alla costruzione, insomma, all'affiancamento di cooperative di comunità in tutta Italia. In questo caso la cooperativa Ilex è stata una delle cooperative che ha vinto il bando, con il loro progetto appunto di riqualificazione di quello che è un bene comune della propria comunità. E l'abbiamo fatto con una logica che è per noi fondamentale, cioè prima di tutto la formazione, perché siamo convinti in LegaCoop che sia del tutto inutile anche fornire delle risorse economiche senza essere in grado o avere gli strumenti necessari per poter gestire quelle risorse, perché ahimè le risorse, sapete meglio di me, finiscono molto rapidamente, e quindi invece oltre al premio economico c'è stato un periodo anche abbastanza lungo di formazione, di accompagnamento sulla pianificazione economico-finanziaria, sul marketing, e abbiamo per la prima volta sperimentato il crowdfunding come strumento di supporto finanziario, che nonostante sia avvenuto in piena pandemia, in pieno lockdown, invece ha funzionato moltissimo e ha dato la possibilità a molte esperienze di comunità di raccogliere non solo
soldi per sviluppare il proprio progetto, ma anche per farsi conoscere, per ingaggiare le comunità e farle appassionare al proprio progetto e coinvolgerli nelle attività stesse. E quindi da quell'esperienza noi abbiamo portato a casa un bagaglio importante di informazioni, di conoscenze, di bellissime realtà che abbiamo incontrato in tutta Italia, sia in ambito urbano ma anche nei piccoli paesi, e continuiamo a lavorare. Per noi Sibater ci stiamo puntando tantissimo, perché riteniamo sia fondamentale adottare politiche di sviluppo e di recupero dei beni, delle terre, perché non possiamo dimenticarci, insomma, che il nostro paese vive delle situazioni drammatiche dal punto di vista dello spopolamento, del dissesto idrogeologico, quindi è necessario che le comunità si riapproprino del proprio territorio e lo facciano con una logica di partecipazione, di distribuzione del valore e non di speculazione o di estrazione del valore, ma sempre in una logica ridistributiva e di coesione sociale. Per questo siamo qui a disposizione per tutti coloro che, insomma, siano interessati e abbiano informazioni da chiedere. Grazie Paolo, scusate, io non riesco più a intervenire in video. Io ringrazio sempre Lega Coop per il grande impegno che sta dimostrando nei confronti dei nostri sindaci. Stanno veramente supportando i sindaci insieme con noi sul territorio e dal territorio. Tra l'altro l'approccio di Paolo Scaramuccia è sempre nella direzione delle possibilità, come anche cerchiamo noi di fare quando chiediamo a Giovanni Andreassi di trovare delle soluzioni giuridico-amministrative. Non dimenticarsi mai che le soluzioni e gli strumenti sono tanti e la possibilità di declinare la diversi modi che ci ha raccontato Paolo Scaramuccia la può rendere ancor più interessante. Fra l'altro è arrivata da Laura Prota una domanda che sicuramente porremo nella sessione domande e risposte. È una domanda molto interessante e sarà spunto di riflessione. La trovate comunque scritta in chat. Se qualcuno dei relatori vuole cominciare a rispondere e può rispondere anche sulla chat. E quanto sia importante la rete, in questo caso Paolo ci ha ricordato della forte collaborazione ANCIFEL, Sibater, Lega Coop a fianco dei comuni, ma quanto sia importante la rete locale ce lo racconta Francesco Gian Gregorio. È una rete rafforzata la loro, perché davvero è rappresentativa di tanti attori, sia pubblici che privati, e fra l'altro, partendo dalla provincia di Benevento, adesso la rete del Consorzio Sale della Terra riguarda tantissime regioni del Mezzogiorno. Dottor Gian Gregorio. Buon pomeriggio a tutti, molti compagni di viaggio e molti invece che conosco in questa occasione. Sì, in realtà io porto l'esperienza, la testimonianza della rete dell'economia civile Sale della Terra, che ha creduto sin da subito nello strumento della cooperativa di comunità. Crede in questo strumento perché la parola comunità è un termine che rappresenta un qualcosa di altamente democratico, nel senso che ci si sente appartenenti ad una comunità indistintamente, indifferentemente dal sesso, dall'età, dalle condizioni sociali,
far parte di una comunità e con un'azione quotidiana in qualche modo difenderne, no, il valore e anche il ricordo nel corso del tempo. La rete del sale della terra con il progetto Piccoli Comuni del Welcome ha investito in realtà e ha scommesso su quello che è lo strumento delle cooperative di comunità, mettendo in piedi la possibilità di far nascere delle cooperative, appunto, di comunità che venissero costituite da soggetti autoctoni di piccoli comuni, piccoli paesi dell'entroterra beneventano e bellinese più che altro, e con soggetti beneficiari di progetti SPRAR, quindi di progetti di seconda accoglienza per migranti. Questa, come dire, soluzione che è stata individuata per far nascere delle realtà imprenditoriali nuove ha generato in realtà un esperimento sociale fantastico. Dopo Valeria Faella e la cooperativa di comunità INEX di Pedralcina lo potrà testimoniare. Dicevo, questa intuizione che si è avuto con il progetto Piccoli Comuni del Welcome ha portato alla nascita di già 7 cooperative di comunità tra i paesi, tra i comuni delle province di Benevento e Avellino, e ce ne sono altre 4 in fase di costituzione. Sostanzialmente persone, quasi sempre giovani ragazzi, che non hanno abbandonato i comuni dove sono nati, molto spesso sotto i 5.000 abitanti, hanno incontrato i sogni e le energie di ragazzi, quasi sempre coetanei, migranti, che un po' per caso si sono trovati accolti in questi paesi sperduti del Sannio e dell'Irpinia. Insieme hanno sognato un futuro possibile e una nuova rigenerazione per la comunità che abitavano in quel contesto, in quel momento, e mettendo in piedi delle vere e proprie idee imprenditoriali che poi spesso, per fortuna, hanno avuto seguito. Il progetto dei piccoli comuni del Welcome, del Consorzio Sale della Terra, ha in qualche modo cercato di istituzionalizzare un percorso, di accompagnare un percorso di nascita di impresa, coinvolgendo appunto diversi soggetti privati e pubblici, quali tra tutti ad esempio l'Università degli Studi del Sannio, che con il Dipartimento di Economia e Management ha portato una formazione altamente professionale nei piccoli comuni, nei piccoli borghi, accompagnando gruppi di ragazzi che rispondevano ad un bando pubblico a fare appunto una vera e propria formazione universitaria con dei percorsi short fatti di 5-6 lezioni, dove appunto si immaginava una realtà imprenditoriale, si studiava la possibilità, la fattibilità, mettendo in piedi un business plan, e poi alla fine del percorso dava vita realmente alla costituzione della cooperativa di comunità. Questo ci ha fatto un po' rendere conto che in realtà la cooperativa di comunità è lo strumento cardine di sviluppo territoriale dei piccoli comuni, dei territori in qualche modo dimenticati. Noi qui in Campania viviamo in questo fantastico paradosso di essere la regione che allo stesso tempo è altamente è densamente popolata nella sua parte costiera. Citiamo, no, il caso di Portici, di una delle città più popolate del mondo addirittura, e poi abbiamo sconfinati distese e steppe nell'interno tra la provincia di Benevento e Avellino, sempre più spopolate, però allo stesso tempo sono zone che, soprattutto in questo momento storico, no, anche di pandemia, di ricerca di tranquillità, ricerca di anche di una vita lenta,
che può essere favorita appunto in questo periodo, in realtà allo stesso tempo attira quello che è il sogno di molti ragazzi, molte persone in realtà da tutta Italia. Oggi parliamo di South Working, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo in riferimento alla pandemia, e quindi si immagina come questi piccoli borghi possano diventare in realtà ripopolati. Se solo potessero essere maggiormente serviti, e come possiamo servirli se non agevolando e facilitando quello che è il rapporto tra le pubbliche amministrazioni locali e magari la nascita di realtà imprenditoriali come le cooperative di comunità, che hanno come unico scopo quello del miglioramento, no, della vita, della qualità della vita nella comunità, con il potenziamento dei servizi. Ed è una cosa che noi abbiamo sperimentato nel corso dei mesi, abbiamo sperimentato fortemente in questo periodo di pandemia, laddove ad esempio azioni semplici come fare la spesa, accompagnare persone dal medico, avere un servizio domestico di approvvigionamento di medicinali, di farmaci, questi servizi che ovunque possono sembrare banali, in luoghi come appunto i nostri piccoli comuni dell'entroterra sanitertino, sono in realtà servizi che le persone pagherebbero forse oro se ne avessero la possibilità. E quindi laddove è stato possibile nei mesi scorsi, negli anni passati, attivare progetti imprenditoriali cooperative di comunità, ebbene quei luoghi sono diventati in qualche modo dei luoghi privilegiati rispetto a tanti altri comuni parimenti abbandonati e isolati. Vi è più che questa esperienza in realtà poi ha fatto nascere tutta una serie di idee imprenditoriali che possiamo tranquillamente considerare all'avanguardia rispetto ai momenti che stiamo vivendo. Proprio dall'incontro delle nostre cooperative di comunità, che avviene, come dire, mensilmente, una sorta di monitoraggio che il consorzio fa rispetto alle cooperative dannate o che si stanno costituendo, questo percorso di affiancamento, è venuta fuori l'idea della realizzazione di un'app che si chiamerà Wikiwiki, affinché le singole persone che vivono appunto in questi paesi difficilmente serviti possono in qualche modo attivare i servizi delle cooperative di comunità o del proprio comune o cooperative di comunità di paesi limitrofi, affinché appunto possano essere agevolati in una serie di servizi come quelli che ho elencato prima. Tutto questo, se poi lo in qualche modo decliniamo nell'ambito del progetto Sibater, che è un progetto davvero innovativo, perché si ripropone lo scopo, no, di rivalorizzare terreni abbandonati in qualche modo, se appunto tutto questo lo decliniamo in questo contesto, capiamo quale importanza può assumere la cooperativa di comunità in un comune, in un paese purtroppo sempre più abbandonato o desolato. Ed è una cosa che noi abbiamo sperimentato, ad esempio, in un comune della Villinese, Chianche, dove la cooperativa di comunità Tralci di Vite ha realmente preso in affitto dei terreni abbandonati da privati cittadini che purtroppo negli anni scorsi, nei decenni scorsi, sono emigrati, come spesso accade al nord, e hanno lasciato questi terreni purtroppo all'incuria o comunque diciamo al loro corso naturale. Ebbene, noi nella ricerca, grazie al Consorzio Sale della Terra e all'attivazione di tirocini formativi nell'ambito dei progetti SAI dell'agricoltura sociale, ebbene, grazie a questi strumenti siamo stati capaci, con la cooperativa di comunità Tralci di Vite in particolare, ma anche con la cooperativa di comunità Collaboro, così come la cooperativa di comunità Pietra Angolare di Pietro, di
di prendere in affitto dei terreni e portarli dal totale abbandono piano piano ad una lavorazione che in qualche modo li ha rigenerati. In questo modo, appunto, attivando una nuova abbiamo una nuova attività imprenditoriale, nel caso di specie una coltivazione seminativa e una coltivazione vitivinicola, e allo stesso tempo levando dall'incuria, quindi dal pericolo di dissesto idrogeologico e dal pericolo pure di trasformare quei terreni in discarica, come spesso accade, e renderli in realtà produttivi. Bene, questa è una prassi che se la eleviamo a una prassi per tutti i nostri territori, sappiamo bene come potremmo ridurre il fenomeno dell'abbandono dei, dei terreni da parte di privati, che appunto a fronte di una spesa da avere già solo per una manutenzione ordinaria del terreno, in realtà potrebbero addirittura avere dei benefici in termini economici o addirittura di produzione. Sotto questa, appunto, sotto questa lettura, quindi, capiamo bene, come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, come la legge regionale della Campania, così come il codice del terzo settore, così come non da ultimo la sentenza della Corte costituzionale importantissima del giugno 2020, se non erro, in realtà possono trasformare completamente quello che è l'approccio di una popolazione, di un popolo al proprio territorio, perché se viene appunto agevolata, così come finalmente pare possa essere dall'interpretazione della Corte Costituzionale la coprogrammazione e la coprogettazione, vediamo che in realtà si può ben sperare per il futuro di questi comuni e soprattutto di queste terre, che sono sempre più una risorsa da considerare. Sale della Terra, la rete di economia civile di Sale della Terra non ha fatto altro che mettere in rete informazioni e persone e soggetti giuridici affinché appunto si potesse fare un'idea di futuro condivisa rispetto alle persone che abitano determinate comunità. E quindi l'idea di portare l'università in un paese come Vetruro Irpino, che fa 320 abitanti, per capirci, affinché insieme ai ragazzi del posto ci si interrogasse su quale futuro potesse avere quel comune, quel territorio, è stata sì una scommessa, ma allo stesso tempo, secondo me, è stata un'applicazione di un principio banale, che è quello proprio dell'economia civile, che uno più uno non fa due, ma fa tre, no? Come spesso si dice. Questa è l'esperienza del... Grazie, dottor Gian Gregorio, grazie mille. E oltre a coprogrammazione e coprogettazione, lei ci ha dimostrato che quanto accennato anche da Paolo Scaramuccia, il percorso che sta facendo Sibater probabilmente va in una direzione che può portare dei risultati, perché ha parlato anche dell'importanza della formazione e dello scambio di esperienze, dello scambio di esperienze Sibater ha fatto proprio un output, un prodotto, tutte varie cooperative di cui ci ha raccontato il dottor Gian Gregorio, nonché il Consorzio Sale della Terra, sono state raccontate anche sul sito Sibater in schede dedicate e con interviste ai testimoni privilegiati. E infatti, com'è il nostro stile, anche in questo laboratorio abbiamo previsto una sessione di testimonianze dove ne abbiamo individuata abbiamo individuato una cooperativa di comunità che ci racconteranno da due diversi punti diversi ma integrati, la presidente Valeria Faiella e il sindaco Domenico Masone. Ma prima ci sarà
l'esperienza della, del sindaco Addeo di Marzano di Nola. Questa sessione la coordinerà il nostro esperto di riferimento della Task Force Nazionale, il dottor Luigi Famiglietti, che introdurrà adesso il sindaco Addeo che ha lavorato con noi, per poi passare alle altre esperienze e poi apriremo a risposte e domande. A Laura Prota dico che mi sono segnata la sua domanda perché mi dicono che non si legge, non tutti riescono a leggere. Grazie. E andiamo veloci perché dobbiamo chiudere entro le 17.30. E mi riprometto di dare la parola alle 17 al nostro project manager Francesco Monaco per le conclusioni. Quindi io direi di dare subito la parola a Franco Addeo, che oltre ad essere sindaco del comune di Marzano di Nola è anche un tecnico comunale presso il comune di Montella, quindi sta lavorando al nostro progetto Sibater su entrambi i fronti, dal fronte dei tecnici comunali e sul fronte degli amministratori. Abbiamo già svolto una serie di incontri a Marzano di Nola, siamo nella fase di affiancamento. Il programma dell'amministrazione è quello di valorizzare alcuni terreni pubblici e magari di produrre anche dell'olio e affidare questi terreni ad una cooperativa di comunità. Ora ce ne parlerà il sindaco e chiedo di essere, diciamo, di mantenersi nei 5-10 minuti. Grazie Franco. Prego. Si sente? No. Sì, adesso sì, però adesso l'hai spento di nuovo. Ora va bene. Va bene, si sente? Vai. Allora mi ripeto, un cordiale saluto a tutti gli intervenuti, i complimenti a tutti quelli che mi hanno preceduti nella relazione, in particolare al dottore Francesco Gian Gregorio, che oltre a manifestare la sua competenza in questo settore manifesta anche molta passione per creare le condizioni di sviluppo per le aree interne, e mi sento di sottoscrivere tutte le osservazioni che ha fatto riguardo alle due zone di popolazione, se possiamo definirle così, e in particolare quelle della costiera e quella delle aree interne. Il mare sconfinato di cittadinanza sull'area costiera e il mare sconfinato di desolazione dovuta allo spopolamento nelle aree interne. Un particolare saluto al mio sindaco e un saluto cordiale a Nino Fegnani, che finalmente vedo il suo volto, la fonte inesauribile di informazione dell'ANCI. Ho visto con piacere il suo volto. Tornando alla questione, all'esperienza di Marzano di Nola, ecco, noi ci siamo sentiti, abbiamo fatto una videoconferenza circa 8 giorni fa. Siccome sono stati quelli che hanno partecipato, sono stati veloci e vedo molto competenti, li voglio ringraziare personalmente tutti quelli che sono intervenuti. Poi dico perché: Simona Elmo, Giovanni Andreassi, Gerardo Cardillo, Giovanni Lupo e Luigi Famiglietti. Ecco, io... Si sente? Un po' l'intervento, Franco, che siamo un po' avanti con i tempi. Sì, allora, perché voglio fare i ringraziamenti agli intervenuti dell'altra volta? Perché io avevo chiesto di redigere un avviso pubblico per l'iscrizione volontaria dei terreni privati nell'elenco comunale dei terreni abbandonati in corto. Questo è stato fatto con molta, molta solerzia e anche con molta competenza. A tal proposito ho da fare due domande, credo, al dottore Andreassi riguardo alla possibilità. Allora, nell'avviso pubblico io leggo che la forma contrattuale può
può essere scelta dalle parti private a titolo meramente esemplificativo e potrà essere un contratto di comodato d'uso, un contratto di affitto agrario oppure una concessione di usufrutto. La domanda che vorrei porre, credo, al dottore Andreassi. Devi solo esplicitare quello che è il tuo progetto, poi facciamo, ci si apre il dibattito, se no se apriamo le domande non finiamo. Bene, grazie. Bene. Allora, il progetto del comune di Mazzano di Nola riguarda un intervento da realizzare sulle colline circostanti il mio comune e prevede il recupero alla produttività di uliveti che attualmente risultano incolti da più di 20 anni. In concomitanza con il progetto Simpater e la cooperativa di comunità, noi stiamo per dare il via ad un intervento di sistemazione idrogeologica. L'intervento ci consentirà di recuperare quei terrazzamenti che erano stati fatti a cornice delle singole piante di olivo e ci consentirà di raggiungere i luoghi con la creazione di strade che possono essere percorribili con mezzi meccanici. Contiamo di recuperare alla produttività questi fondi prevedendo un contratto con i proprietari dei fondi, vedendo se ci possa essere la possibilità di organizzare un contratto di fitto agrario sostituendo il canone di fitto con una percentuale annuale del raccolto realizzato sui fondi sui quali interveniamo. E poi chiedevo anche se c'era la possibilità, potendo fare un contratto di fitto agrario in questi termini, di accorciare la durata del contratto, anziché 20 anni, 10 anni, portarlo a 5 anni. Il progetto Simpater per noi in questo piccolo comune è diventato, oltre che un fatto amministrativo, è diventato già un fatto sociale, perché recuperare alla produttività questi fondi significa anche recuperare la memoria storica e culturale di questi nostri luoghi. Noi abbiamo alle spalle di questo, del caseggiato di questo mio comune, Mazzano di Nola, delle colline nobili. Di fatti, Tacito racconta in un suo scritto che Livia Drusilla, la seconda moglie dell'imperatore Augusto, ha passeggiato su queste colline, e questo viene fuori da uno scritto sia di Tacito che di Svetonio. Insomma, recuperare alla produttività questi fondi significa anche recuperare memoria storica e culturale, e il programma Simpater va in questa direzione. Tornando alla questione tra comune di Mazzano di Nola e comune di Mondella, che si muovono assieme parallelamente, io credo che sia opportuno, almeno dalle notizie che ho anche dal comune di Mondella, di trovare la possibilità di organizzare un contratto di fitto e utilizzare quale canone anziché moneta una percentuale della produzione annuale. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Franco, grazie molto. Ti chiedo di chiudere il microfono. Sì, eh. E adesso io passerei alla nostra testimonianza, che viene proprio da una cooperativa che fa parte dei piccoli comuni del Welcome, del Consorzio Sale della Terra, di cui ci ha parlato prima Francesco Gian Gregorio. Quindi darei subito la parola a Valeria Faiella, che è presidente della cooperativa Ilex di Pietrelcina, e poi interverrà il mio caro amico Mimmo Masone, sindaco del comune di Pietrelcina,
che ci parlerà appunto del ruolo dell'amministrazione comunale su questo progetto importante che sta portando avanti la Presidente Valeria Faiella. Quindi do subito la parola a Valeria, grazie. Grazie a voi, buonasera, grazie per averci ospitato. Allora, la cooperativa ILEX è una cooperativa di comunità che ha le caratteristiche che hanno già ampiamente descritto Paolo Scaramuccia e Francesco Gian Gregorio, però ha una peculiarità insieme alle altre cooperative della rete di economia civile Sale della Terra, che è proprio quella legata anche ai progetti di accoglienza dei migranti. Cioè, nasce da esigenze, diciamo, che entrano in sinergia tra loro, no? L'esigenza di offrire anche un futuro alle persone che hanno deciso, sono arrivate qui, che abbiamo accolto nei progetti e che quindi hanno deciso di passare la loro vita e di crearsi un futuro a Pietrelcina, che vanno poi ad incontrarsi con le esigenze della comunità pietrelcinese. Quindi questa è senz'altro una peculiarità, e difatti nel CDA della cooperativa e tra i soci fondatori ci sono diversi beneficiari ed ex beneficiari del progetto SAI. Appunto, come diceva Francesco, le cooperative di comunità nascono dal manifesto dei piccoli comuni del Welcome, quindi con obiettivi ben specifici, un manifesto a cui il comune di Pietrelcina aveva già aderito, quindi diciamo partiamo già da una forma di collaborazione e da una coincidenza di intenti e di volontà tra l'amministrazione comunale e la cooperativa. Quindi la volontà anche di recuperare dei beni pubblici in disuso, abbandonati, la volontà di ripristinare servizi magari che sono carenti sul territorio, o ancora di recuperare le tradizioni culturali, gastronomiche, insomma fare un lavoro a 360 gradi sulla comunità. La nostra esperienza parte nel 2019, quando la cooperativa si è costituita, poi abbiamo passato, diciamo, la maggior parte del nostro tempo l'abbiamo dedicata alla formazione e allo studio e alla progettazione. Abbiamo fatto prima la formazione con l'Università del Sannio, poi con il bando di Lega Coop Startup abbiamo fatto una formazione, appunto, come raccontava Paolo Scaramuccia, ancora più specifica. Abbiamo imparato proprio da zero, siamo partiti da zero e abbiamo imparato a redigere un business plan, quindi il piano economico, ma il piano finanziario, ci siamo impegnati molto, abbiamo studiato e progettato tanto per questo progetto pilota, diciamo, il progetto principale che adesso stiamo portando avanti e che finalmente è partito a Pietrelcina, che è quello della rivalorizzazione della villa comunale attraverso la creazione di un ecovillaggio. E quindi adesso abbiamo avviato i lavori, il comune di Pietrelcina ce l'ha dato in gestione e anche a seguito e grazie alla legge regionale del 2020, quindi ce l'ha affidata proprio per la rivalorizzazione e noi abbiamo avviato adesso i lavori di ristrutturazione. All'interno della villa intendiamo erogare una serie di servizi partendo da ovviamente un'area di ristoro, un'area chiosco, bar, area picnic, perché Pietrelcina è un paese prettamente turistico, per poi allargarci, diciamo, anche ad altri servizi di tipo esperienziale, quindi pernottamenti in casette in legno, bubble room, o ancora la creazione di un info point turistico, l'allestimento di un'area giochi, di un percorso avventura, insomma vorremmo che questa villa, che è già un punto, si trova tra l'altro nel centro del paese, quindi un punto nevralgico proprio del paese, possa fungere un po' da punto di ritrovo e anche di occasione per la nostra comunità. Occasione intesa in senso lato, perché crea sì occasioni di socializzazione, di aggregazione, ma anche e soprattutto occasioni di lavoro, di occupazione, quindi dà una speranza ai nostri giovani, anche ai migranti, una speranza di occupazione e di lavoro. Ovviamente questo è il primo progetto, è quello che abbiamo
Abbiamo, diciamo, un po' ha rappresentato il nostro battesimo, però con il comune e con l'amministrazione stiamo già sperimentando anche altre forme di coprogettazione per poter realizzare anche progetti diversi con diverse finalità. Grazie molto anche per la sintesi e complimenti per l'attività che state portando avanti. Grazie. Io ora darei la parola a Mimmo Masone, che è il sindaco di Pietrelcina, e non, forse la telecamera è spenta, però no, penso dovrebbe essere collegato. Mi ascolti? Sì, ciao Mimmo. Allora, ciao. Io ho la telecamera accesa, ma non vi vedo, ma non sono visto, ma non vi perdete niente. L'importante è che si sente la tua voce. Problema. Allora, Mimmo Masone ci spiega il ruolo dell'amministrazione comunale dietro questo successo, diciamo, dell'esperienza della cooperativa Ilex. Prego Mimmo. Ciao Luigi, è l'occasione per salutarti, per rivederci dopo tanto tempo. Saluto tutti i convenuti da Pietrelcina. Io non devo portare esperienze particolari, devo essere veloce e se riesco a portare le emozioni che mi danno questi giovani. Io sono al limitar di gioventù salivi, come diceva Dante nel centenario, ovvero stiamo dopo 25 anni, fra qualche mese lascerò. E non c'è una cosa più bella che dà significato all'impegno politico che veder parlare, come avete visto o sentito, i giovani, che sono protagonisti e si riappropriano del loro futuro, delle loro speranze, dei loro sogni e dei loro progetti. E sono stati, l'impegno dell'amministrazione è stato quello di renderli protagonisti, di essere noi discenti e loro che ci dicono cosa fare. Saper stare ed ascoltare e favorire ciò che ciascuno ha nel segreto e che vorrebbe fare per la propria persona, ma per la propria comunità. Questo è il ruolo che credo debba fare un'amministrazione. Dare la libertà di poter fare, a volte anche non è questo il caso, forse anche non condividendo appieno, ma realizzare in piena libertà le speranze e i sogni di cui dicevo. E questa esperienza, ancora una volta di più, mi ha detto che dopo l'inenarrabile della quotidianità di un'amministratore, tutto sommato posso dire ha avuto un senso. Non dirò mai chi me l'ha fatto fare, ma loro hanno dato la speranza in ciò che io credevo e si sostanzia nella loro attività. Non vanno via, stanno qua, contaminano gli altri giovani, faranno molte cose, permeeranno la società, spero che se ne approprieranno anche amministrativamente in senso lato e continueranno questo meraviglioso sonno che il Sud aspetta da tanto tempo. Le cooperative erano un patrimonio del Nord, oggi sono realtà. Oggi per una delle poche occasioni in cui gli amministratori non si vedono per faremo una cosa, ma parliamo di cose già fatte. E questo è bello per il nostro Sud. Qualche volta possiamo sperare anche in periodi tristi della pandemia. E vorrei semplicemente concludere con questo, che Leonardo da Vinci diceva una cosa, ovviamente tra le genialità della sua vita, che un maestro artigiano è bravo ed è eccelso quando l'allievo lo supera. E io sono lieto di vedere questi giovani che ci hanno superati. Significa ne valsa la pena dell'impegno politico e della quotidianità, come dicevo, spesso inenarrabile. L'esperienza è stata quella di farli fare, di dargli la libertà, di poter anche sbagliare da soli e poi riprendersi. Però avevano sempre la sensazione di avere un'amministrazione padre o madre che li assisteva senza invadere, ma comunque li custodiva e li tutelava. Questo forse è quello che deve fare, al di là dei codici del come faremo, eccetera. Certo, gli strumenti legali, formali, eccetera, l'amministrazione li ha messi a disposizione e credo che questo sia servito anche ad accrescere il loro bagaglio culturale ed esperienziale. Grazie tante, grazie di questa bella riunione e convegno e buon lavoro a tutti, specialmente ai nostri giovani
e il nostro futuro. Buona salute innanzitutto a tutti quanti. Grazie. Grazie Sindaco. Luigi, scusa, intervengo perché mi dicono che non tutti leggono la chat. Io passerei subito alle domande perché Paolo Scaramucci ha già risposto in chat a una domanda che era stata fatta da Laura Prota e che credo che possa essere interessante un po' per tutti. Cioè, il contratto di rete potrebbe svolgere la stessa funzione della cooperativa di comunità? Paolo, ho visto che hai scritto in chat, però ti ripeto, mi dicono che non tutti riescono a leggere la chat. Puoi riassumere la risposta, per favore? Oh, ero riuscito ad accedere alla chat. Allora, noi come Lega Coop abbiamo accompagnato diversi anni fa una cooperativa di comunità in forma di contratto di rete, ma si parla di una realtà molto, molto particolare, era una riserva naturale dove già lavoravano diverse cooperative, erano tutte cooperative oltretutto, che gestivano diversi ambiti all'interno di questa riserva naturale e quindi hanno fatto un contratto di rete tra le cooperative per la gestione e la valorizzazione della riserva. Il contratto di rete quindi tecnicamente è possibile dal punto di vista giuridico, però noi immaginiamo le cooperative di comunità come uno strumento che tenga insieme i cittadini, molto spesso coinvolge anche le imprese o altri attori, associazioni, quant'altro, e li tenga insieme entrambi, quindi per questo la cooperativa di comunità, mentre il contratto di rete non consente di coinvolgere ad esempio i cittadini. Se parliamo, poi ovviamente dipende, ecco, lì era un caso specifico su una riserva naturale dove i cittadini in sé non c'erano, evidentemente, però parlavamo della gestione di un bene comune. Se parliamo invece di realtà come piccoli comuni o aree urbane, evidentemente il coinvolgimento dei cittadini potrebbe essere fondamentale, insomma. Il lavoro fantastico che Silvia sta facendo. Io ho moltissime domande perché questo tema è molto stimolante, ovviamente sono un economista, io lavoro all'università, quindi mi interessa moltissimo capire come fare a rivitalizzare anche queste aree interne. Mi sembra che questo sia un tema importantissimo. Volevo chiederti se è possibile avere più dettagli sulle caratteristiche della necessarie per attivare una cooperativa di comunità. Cioè, per esempio, tu mi hai parlato dei cittadini, giustissimo questo tuo commento, volevo capire quanta parte dei cittadini deve essere coinvolta, c'è un limite, come funziona, quali sono le caratteristiche necessarie per potersi definire una cooperativa di comunità anziché un'altra cosa, insomma. E poi l'altra domanda che volevo porvi è questa: nel momento in cui alcuni beni sono dati in gestione alla cooperativa, che meccanismi esistono per ripartire il valore che viene creato? Per esempio, io prendo in gestione, che ne so, gli uliveti e poi vendo l'olio, suppongo, e in che modo poi questo profitto viene ripartito tra i membri della cooperativa? Allora, ad oggi manca una norma nazionale intanto sulle cooperative di comunità, ci si sta lavorando, ma c'è un disegno di legge presentato con il precedente governo, sì, quindi siamo, come dire, vittime anche degli avvenimenti politici. Adesso aspettiamo che cosa succede. La proposta di legge va ad inserire le cooperative di comunità nell'ambito del terzo settore, quindi in una logica proprio come imprese sociali, quindi possono assumere anche diverse forme. Noi ovviamente valorizziamo la forma cooperativa, e quindi con una stretta sui territori, quindi parliamo di territori fragili, un aumento delle attività previste rispetto a quelle dell'impresa sociale, dall'articolo 2 del 112 dell'impresa sociale, si aggiungono altre serie di attività. Ora,
le caratteristiche. In assenza di una norma nazionale, evidentemente non possiamo stringere sulla tipologia, perché andremo a creare evidentemente una nuova tipologia di modello cooperativo. Quindi la tipologia è quella delle cooperative già esistenti, dicevamo cooperative di lavoro, di utenza, sociali, miste e così via. Noi gli diamo una declinazione che è quella appunto territoriale. Il territorio è molto ben definito, generalmente è un comune, oppure ragioniamo su un'area, una valle, una montagna, un quartiere, comunque che ha una sua definizione territoriale, e cerchiamo di andare a specificare poi, per ora lo facciamo statutariamente, quindi andando a inserire nello statuto le modalità con cui i cittadini cioè qual è il collegamento tra la cooperativa e la comunità. Quindi generalmente si parte dai residenti o che hanno un domicilio o un interesse specifico sulla comunità. E come altro aspetto, quindi la territorialità è un elemento fondamentale e molto forte. E poi come, e qui vengo al transito sulla seconda domanda, su come appunto vengono definiti, chiamiamolo così, viene ripartito il valore sulla comunità. Questo può assumere diverse forme. Potrei farvi alcuni esempi. In alcuni casi lampanti, tipo Chianche, che citava prima Francesco, è evidente su una comunità così piccola, dove fondamentalmente non ci sono altre imprese, la cooperativa ha riaperto il mini market, che era l'unico del territorio, ha preso in gestione alcune terre e quindi fondamentalmente ha ridato servizi a tutti. Senza la cooperativa non ci sarebbero dei servizi di interesse generale. In altri contesti, dove era meno, dove la comunità è più ampia, ad esempio, si decide di ridestinare l'utile prodotto, una parte in realtà dell'utile prodotto, su progetti della comunità, cioè che la comunità propone, sottopone magari alla cooperativa. Vi faccio un esempio: Melpignano, in Puglia, un paese di circa 5.000 abitanti, più noto per la festa della Taranta, evidentemente, ormai da un po' di tempo, 2 anni non si fa, però la cooperativa di comunità nasce in realtà come cooperativa comunità energetica, quindi hanno installato i pannelli fotovoltaici, con l'utile prodotto hanno avviato un'ulteriore attività che è quella delle case dell'acqua, con gli utili ulteriormente prodotti, ovviamente quindi una logica di investimento prima, copertura dei costi di investimento, la cooperativa ha acquistato i libri scolastici per tutti i bambini, i ragazzi che erano nelle graduatorie ISEE come famiglie svantaggiate o con disagio, indipendentemente dal fatto che fossero le famiglie socie o meno della cooperativa. Quindi ovviamente le graduatorie ce l'aveva il comune, la cooperativa ha coperto un costo che sarebbe gravato sulla comunità e se ne è fatto carico. Una volta ha comprato i libri, una volta ha comprato le LIM per la scuola, un'altra volta ha pagato la retta della mensa per gli stessi ragazzi, insomma. Quindi queste sono un po' dinamiche diverse. Molto stanno facendo in realtà le leggi regionali in questa fase dal punto di vista dell'identificazione della comunità, perché ovviamente in assenza di una legge nazionale, e questo è il motivo per cui stiamo anche spingendo su una legge nazionale per dare organicità, e il rischio che sfugga un po' di mano, perché ci sono degli estremi. Banale, la Puglia definisce una percentuale minima di cittadini che devono essere soci della cooperativa, oltretutto di residenti nello specifico. Questo crea anche qualche problema in alcuni contesti, perché evidentemente, banale, chi ha una seconda casa potrebbe non avere diritto a diventare socio della cooperativa, mentre invece, ecco, si raccontava prima come molti se ne sono andati fuori ma hanno magari una seconda casa o i terreni. In altri contesti dove non c'è alcun riferimento, quindi è un po' un tana libera tutti,
e quindi oscilliamo tra questi due riferimenti, uno molto stringente e uno ecco, assolutamente Paolo, aleatorio. Praticamente, scusa, hai parzialmente risposto all'altra domanda che ti introduco brevemente, così completi il discorso. In chat chiedevano appunto i vantaggi organizzativi e funzionali della cooperativa di comunità rispetto alle altre forme di cooperativa, ma come dicevi nel tuo intervento, non esiste l'altra forma di cooperativa rispetto alla cooperativa di comunità che va declinata, giusto? Esattamente. Prendiamo la forma della cooperativa, ad esempio, sia di utenza o di lavoro, o mista, quindi sì, ci saranno i vantaggi connessi alle cooperative a mutualità prevalente, se sono sociali, se sono imprese sociali, assolutamente sì. Il vantaggio è dalla forza che viene dall'unione di progetto, l'unione di cittadini verso una finalità che è comune, di interesse generale e non specifico di pochi soci. Infatti Paolo, probabilmente è una forma di partenariato pubblico-privato che non fa troppa paura, perché non è un project financing per cui i comuni o gli amministratori si mettono le mani nei capelli per la complessità del processo e della procedura. Trattandosi di comuni piccoli, è una bella forma di partenariato pubblico-privato. Grazie Paolo. Non so se ci sono altre in chat, io non leggo altre domande. Simone, c'è il sindaco di Montacuto che ha appena costituito una cooperativa di comunità, voleva portare una testimonianza veloce. Salve, mi sentite? Sì, ok, grazie, buonasera a tutti. Una breve precisazione, stiamo in via di definizione, proprio di sottoscrizione dell'atto costitutivo della cooperativa di comunità. Innanzitutto ringrazio ANCI Campania e il progetto Sibater, al quale il Comune di Montacuto ha aderito. Per un gioco del destino, della sorte, si sono trovati sullo stesso parallelismo l'adesione al progetto Sibater, e dall'altra parte stiamo portando avanti l'affrancazione dei terreni. Abbiamo da mesi avviato il progetto per regolarizzare i canoni enfiteutici che gravano su dei terreni, senza non poche difficoltà, però facendo capire in maniera semplice, con un linguaggio non tecnico accessibile ai cittadini, si è fatto capire che era un atto dovuto, e quindi stiamo registrando anche le prime rinunce a terreni che di fatto erano abbandonati, e dei quali il Comune farà di tutto per renderli disponibili per un'azione volta proprio a riappropriarsi del territorio da parte della collettività. Montacuto è un comune di 360 anime, abbiamo iniziato questo percorso affiancati anche da il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Salerno, questo percorso di partecipazione e condivisione che sta cercando di fare il porta a porta con i cittadini, e ci stiamo mettendo tutti in gioco, tutti la faccia, perché è un paese privo di tantissimi servizi e mai occasione migliore si poteva presentare se non questa di rimboccarci le maniche e essere noi stessi valorizzatori del nostro territorio. Il nostro comune nel passato è stato tristemente balzato agli onori della cronaca per la frana più grande d'Europa, una frana attiva che ha diviso in due l'Italia, facendo capire anche la fragilità del sistema ebbiario e ferroviario che grava su questi territori. Noi di questa peculiarità negativa abbiamo l'obiettivo di farlo trasformare in qualcosa di positivo, realizzando un geosito, un percorso per far visitare agli studenti, ricercatori, geologi, ma anche a semplici escursionisti. Abbiamo chiesto collaborazione al CAI di Avellino per un sentiero lungo la dorsale della frana che ne spiegasse le modalità di attivazione, gli interventi posti in essere per la mitigazione e la messa in sicurezza del versante. Se ci sarà un prossimo incontro, sarei ben lieto di portare all'attenzione di tutti voi il battesimo della cooperativa Monti Saputi,
che sta per vedere la luce. Grazie ancora comunque per l'iniziativa. Grazie, grazie a te, Sindaco. Lo organizziamo l'evento per il battesimo della cooperativa, è un piacere. Sicuramente. C'è un'altra bella domanda che è arrivata in chat. È difficile coinvolgere i migranti nelle cooperative? Avete riscontrato problemi di inserimento nelle vostre esperienze? Qua domanda per Ilex, per Gian Gregorio. Ditemi voi chi vuole prendere la parola. Vabbè, provo a dire qualcosa, poi eventualmente Valeria... perché la risposta in realtà è molto più complicata di quello che si vede, perché abbiamo avuto delle difficoltà e poi no, non le abbiamo avute delle difficoltà, nel senso che c'entra con il percorso migratorio, con il progetto migratorio che ognuno ha. Parliamoci chiaro, nessun migrante quando è partito da Ben City o da qualche megalopoli africana si immaginava che il suo viaggio potesse finire in un paese di 300, 400, 1000 abitanti. È evidente che sognano, hanno l'idea, no, che il viaggio finisca in una periferia di Berlino, di Parigi, di Napoli. Immagino un'altra Europa, quindi c'entra molto sul tipo di percorso, di progetto migratorio che hanno e su quanto le persone che fanno parte della comunità da sempre riescono a condividere il proprio amore per la terra, per la comunità. Molto spesso è questo quello che fa la differenza. È da dire che molto incide il contesto storico in cui avviene questo. Non dimentichiamo, ad esempio, quelli che sono stati i decreti Salvini nell'ambito dell'accoglienza nei progetti SPRAR e quindi i tagli che ci sono stati rispetto a determinate spese come l'integrazione, che invece sono state per le nostre cooperative di comunità una leva, perché ci hanno permesso di formare le persone rispetto anche alle attività che quel territorio faceva. Immagino, vi cito solo il corso di potatori di uliveti e vigneti che abbiamo fatto su un progetto di, ad esempio, di Chianche, oppure il laboratorio fantastico che c'ha Ilex di trasformazione di pomodori, che hanno permesso di produrre la salsa da parte dei ragazzi di Pietrelcina e i ragazzi migranti. Quindi il contesto storico c'entra, però penso che tanto lo fa appunto quello scambiare il sogno che si scambia tra chi non va via e chi arriva, ma questo penso che Valeria lo racconta meglio di me, sicuramente. Sì, esatto, infatti prevalentemente tutto dipende da quanto si è in grado di coinvolgere e di rendere consapevoli anche i migranti della realtà in cui vivono e della comunità. Forse la cosa più difficile da far comprendere ai migranti è un po' proprio la logica d'impresa, l'idea d'impresa, perché per la maggior parte si aspettano, diciamo, di trovare un lavoro, e lavoro significa prestazione lavorativa e stipendio, quindi non c'è nella loro testa, nella loro cultura proprio, l'idea dell'impresa, quindi c'è innanzitutto questa formazione da fare. Infatti non sono tutti beneficiari che poi si lasciano coinvolgere facilmente in questa progettualità, sono quelli che hanno un po' più di ampie vedute, che insomma riescono anche meglio a comprendere la nostra cultura. Però una volta che poi si sono appassionati e lo hanno capito, difficoltà dal punto di vista dell'inserimento quasi zero, insomma, forse più legati anche al loro status giuridico, perché ovviamente il fatto di avere un permesso di soggiorno regolare, di non essere quindi richiedenti o piuttosto che ricorrenti in Cassazione, gioca un ruolo non indifferente, perché ovviamente in un atto notarile non può essere sottoscritto da una persona che non è
sono tutti regolarmente soggiornanti perché richiedenti, però ecco, come diceva Francesco, in base al momento storico hanno o non hanno il diritto ad accedere ad alcuni tipi di servizi, quindi a volte c'è questo come ostacolo. Grazie Valeria, grazie mille. Prego. Grazie adesso passiamo di palo in frasca perché abbiamo il nostro esperto Giovanni Andreassi che per motivi sopravvenuti ci deve lasciare a minuti e voleva reagire alle domande del sindaco Addeo che potrebbero un po' interessare anche gli altri sindaci perché torniamo sul piano giuridico amministrativo. Giovanni, io adesso il sindaco Addeo non lo vedo perché abbiamo questo problema di video, però se vuoi rispondere intanto diamo un accenno, fermo restando sindaco Deo è a contatto con noi, può sempre perfezionare il quesito e ricevere ulteriori risposte. Sì, credo che dunque il sindaco stava accennando alle tipologie di contratti che si possono utilizzare per il conferimento di queste terre per realizzare questi progetti anche tramite cooperative di comunità. Allora, il principio fondamentale è sempre quello della distinzione tra terre pubbliche su cui il comune interviene con contratti di affitto o con contratti di concessione d'uso. Se il terreno è gravato da uso civico viene classificato come bene demaniale, quindi soggetto comunque a un contratto di concessione in cui il comune detta le regole e le condizioni di affidamento. Quando invece si ricorre all'affitto agrario, si sta utilizzando un contratto che è storicamente concepito su un piano di diritto privato per regolare dei rapporti privati tra due parti, però sulla base di una legislazione che negli ultimi 50 anni tende fortemente a proteggere il coltivatore diretto e per alcuni aspetti tende a far intervenire i patronati, le associazioni rappresentative affinché certe pattuizioni abbiano una validità. Questo potrebbe rappresentare un elemento di difficoltà per il comune. Comunque, a seconda dei casi concreti, poi ci si può ragionare, ecco, su queste ragionare. Quello che secondo me è importante da chiarire a monte è nella proposta della cooperativa che vuole utilizzare i terreni, il piano degli investimenti, nel senso che se per coltivare un terreno non è che bisogna realizzare l'armatura di un vigneto o spendere dei soldi per determinati seminagioni eccetera, è un discorso, però se c'è un costo, no, tipo appunto l'armatura del vigneto, una piantagione, un sistema di irrigazione eccetera, questo costo ha bisogno di un piano d'ammortamento che può richiedere 15-20 anni, ecco. Quindi sono cose che si vanno viste sempre caso per caso. Poi la formula giuridica più corretta la si trova al momento e è importante il ruolo dei comuni di interlocuzione di queste famiglie che possono essere disponibili a conferire i terreni, perché c'è chi vuol dismettere un terreno perché non lo vuole più tra i piedi, ma c'è anche chi dice sì, voglio darlo a disposizione dei giovani disoccupati o dei giovani agricoltori, però alla mia morte io voglio che vada ai miei eredi, perché poi voi sapete che i passaggi ereditari possono innescare tutta una serie di problematiche quando il defunto ha fatto delle donazioni in vita. Quindi io magari inviterei il sindaco di Marzano di Nola a fare un quesito scritto e rispondiamo per iscritto, poi mettiamo sul sito, ecco. Io rimarrò collegato finché posso, poi noi siamo ormai grazie a tutti. Ormai siamo arrivati alle conclusioni, infatti voglio ribadire l'invito di Giovanni per tutti i comuni che sono seguiti dalla nostra task force, che sono affiancati, possono sottoporre dei quesiti scritti e li sottoporremo ai nostri esperti. E adesso ringraziandovi per la partecipazione, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, do la parola a Francesco Monaco per le conclusioni. Grazie. Sì, grazie, buonasera. Grazie, io sarò anche breve e vorrei innanzitutto scusarmi per questi disservizi che abbiamo avuto con la rete, anche il portale, ma insomma proveremo poi nelle prossime occasioni a risolverli. Poi volevo naturalmente ringraziare i colleghi che hanno organizzato
questo seminario che mi è parso molto interessante e che secondo me ha soddisfatto un po' anche gli obiettivi che hanno, che ha questa modalità specifica di lavorare, di ragionare su esperienze fatte, ma allo stesso tempo sentire anche la testimonianza e i commenti di chi ascolta, di chi è interessato. Ho visto che ci sono state domande interessanti anche sul versante, diciamo, di chi studia questi fenomeni. Però il ringraziamento più grosso lo vorrei fare veramente ai protagonisti di questa giornata, e non solamente i colleghi che ci hanno aiutato a lavorare, ci aiutano a lavorare su questo tema interessante delle cooperative di comunità, in particolare i colleghi appunto del Consorzio Sale della Terra, le cooperative, la Valeria Faiella che ci ha parlato di questa esperienza interessante di Pietrarcina, e poi appunto il nostro storico collaboratore, oramai è diventato un punto di riferimento su questo tema, che è Paolo Scaramuccia. Infine, naturalmente, quello che mi ha colpito di più è stata, dal nostro punto di vista, insomma, di chi lavora a sostegno dei sindaci, le testimonianze che ci hanno dato i sindaci che hanno parlato. Devo dire che sono state dette cose di una concretezza estrema, ma quello che mi sento di enfatizzare, e oltre alla passione che ci hanno messo e che ci mettono e si vede, e anche, come dire, l'altezza su cui queste parole si sono collocate. Mi è piaciuto innanzitutto, come dire, sentire che si guarda all'amministrazione, ovviamente con tutti i problemi che l'amministrazione ha, e sicuramente io direi che sul tema della gestione dei beni comuni forse vale la pena che noi organizziamo una riflessione anche più approfondita, anche dal punto di vista non solo tecnico-amministrativo, ma anche della capacità di stressare questi strumenti che consentano un incontro, una cooperazione importante fra pubblico e privato. Questo è un tema che, insomma, come sapete, è un tema molto trattato e noi sicuramente dobbiamo farlo. Ma la cosa che colpisce è portare questa esperienza ad un livello e ad un'altezza, diciamo, che veramente ci rende fiduciosi sullo sviluppo del Sud e lo sviluppo del territorio. Il sindaco di Pietrarcina ha detto una cosa che Mimmo Masone mi ha commosso: dare la libertà, concepire l'amministrazione come una possibilità di allargare la libertà dei giovani per consentire loro di realizzare i propri sogni, persino per consentire loro anche di sbagliare, di capire dove hanno sbagliato, in modo che possano autonomamente, senza bisogno di, come dire, paternalismi di vario tipo o maternalismi di vario tipo, trovare una strada di sviluppo autopropulsivo. Questa è una cosa veramente di un'altezza che raramente si sente in queste discussioni, che sono un po' tecniche, un po' sono di riflessione su questioni concrete. Quindi veramente una cosa importante. Ma anche Marcello Zecchino, che da Montaguto ci parla di questa opportunità di trasformare un disastro, una tragedia, una frana in un'opportunità. È sempre brutto, un po' come con la pandemia, no? Certe volte si dice trasformiamo la tragedia in opportunità. Quando c'è una tragedia, c'è una tragedia. La pandemia è una tragedia, la frana di Montaguto è stata una tragedia. Ma quando si ha la forza di guardare in faccia questa tragedia, di trasformare questa tragedia in elementi utili per andare avanti, è veramente confortante. Significa che il territorio ha reagito, il sindaco ha reagito, i siti amministratori hanno reagito, i giovani, le persone di quel territorio hanno reagito, e quindi c'è speranza di futuro. Noi saremo molto lieti di conoscere bene questo loro progetto del geosito fatto con l'Università di Salerno. Peraltro, in questa nostra attività di Sibater noi stiamo coinvolgendo una rete anche di studiosi, oltre il nostro partenariato, che abbiamo visto in concreto possono dare un contributo importante, come lo dà l'Università di Salerno nel caso del comune di Montaguto. Quindi saremo molto lieti di partecipare a questo battesimo della cooperativa, anzi di renderlo un momento anche di
di, non solo di festa, ma anche di studio di quello che per noi, di quello che hanno fatto, perché è veramente, può essere esempio per tante altre situazioni che insomma magari sono meno drammatiche, ma insomma sono comunque importanti. Ma allo stesso modo anche il sindaco Atteo ha espresso, diciamo, con delle parole molto alte, diciamo, questo tentativo di fare dell'amministrazione uno strumento anche di recupero di identità, di cultura del luogo. Ha richiamato Tacito, Svetonio, cioè ha dato il senso che il lavoro che si fa su quell'uliveto non è semplicemente un lavoro, diciamo, operativo, pratico, che consente anche di risolvere problemi di dissesto, di contrastare il tema del depauperamento dei suoli, ma dà anche una proiezione, che è una proiezione culturale, di identità, che appunto è il sale di questa, di questo, anche il sale, adesso scusate il bisticcio di parole, il sale di questo nostro progetto. Ma a me mi andava anche di sottolineare la maturità anche di questi progetti, che si confrontano con il mercato, si confrontano con la sostenibilità. Finalmente noi possiamo dire che a Sud, anche partendo da situazioni difficili, perché noi siamo in condizioni, e noi non dimentichiamolo mai, lo diciamo, io lo ricordo a me stesso, operiamo in contesti di fortissimo spopolamento, di fortissimo depauperamento, di fortissimo disagio socio-economico e di impatto con problemi anche importanti, problemi, diciamo, di scenario ormai, diciamo, che vanno al di là anche del mezzogiorno. Si parla dell'immigrazione, bellissime le parole che ho sentito anche qui sulla risposta, in particolare che sia Gian Gregorio che la presidente Faiella hanno detto sugli immigrati. Hanno detto una cosa che si sente raramente. Loro hanno detto: la cosa più importante è provare a intercettare i desideri di queste persone che arrivano su questo su questi nostri territori, che sono desideri che in molti casi non coincidono con quello che sarebbe, come dire, è utile poi per costruire questi progetti, che sono desideri magari diversi: vivere in una grande città, inserirsi, il sogno occidentale, i supermercati, le luci, eccetera. In questo caso è un lavoro importante da fare anche su questo spettro di desideri, per far capire, per condividere con loro che un altro mondo è possibile. Consentitemi questa frase un po' abusata. E come si fa questo? Qual è la misura per fare queste operazioni? Far incrociare questo desiderio possibile con il desiderio di chi vuole restare, di chi ha deciso di restare perché ha capito che c'è possibilità, penso ai giovani del territorio, c'è possibilità con queste formule di organizzare anche un progetto di vita per il futuro. Se si incrociano questi due desideri, questi due sogni, il più è fatto. Poi naturalmente bisogna intervenire con la formazione sull'autoimpresa, sull'imprenditorialità, perché la chiave della sostenibilità a regime è molto importante, ma il più è fatto. Sulla sostenibilità voglio dire che l'approccio lo considero maturo, perché finalmente al Sud tradizionalmente gli interventi di politica pubblica al Sud sono sempre, quasi sempre, visti come una richiesta continua di risorse finanziarie, risorse economiche, ricerca di risorse, c'è la corsa a partecipare a bandi pubblici per avere risorse, eccetera. Naturalmente le risorse economiche e gli investimenti sono importanti, e credo che si faranno e si dovranno fare anche con questo piano di ripresa e resilienza, ma una cosa è collocare questi investimenti e fare attivare queste risorse in un contesto socio-economico, diciamo, anche debole, in cui l'intermediazione magari crea l'intermediazione politica crea molte volte anche processi, diciamo, non di accumulazione di ricchezza collettiva, ma di estrazione, di rendita, di posizione. Altra cosa invece è collocare investimenti in territori come questi, che abbiamo visto, in cui l'amministrazione è pronta e con una prospettiva molto più ampia a ricevere e a sfruttare queste eventuali risorse che auspicabilmente arriveranno, per tradurle in moduli, schemi che appunto valorizzano, come è stato detto, la redistribuzione, il bene collettivo, eccetera. Interessantissimo questo scambio che nel caso appunto di Marzano, di Nola, si prova fra
come dire, fra fitto, scambio fitto, canone del contratto di fitto con future utilità, futuro valore aggiunto che deriva dalla produzione degli ulivi. Questo credo che consente di dire che siamo in una logica, forse non siamo in una logica di mercato, ma siamo in una logica di sostenibilità economica che rende questi progetti sostenibili anche senza il sostegno pubblico, che è naturalmente necessario soprattutto nella fase di avvio. Io vorrei dire in conclusione, alla fine di questo bellissimo webinar, e non lo dico, lo dico perché veramente sono venuti dei contenuti che ci devono far riflettere, che noi come Sibater, oltre a dare supporto amministrativo che dobbiamo dare secondo gli schemi che sono stati già un po', i modi in cui sono stati, avete assaggiato un po' anche con il lavoro che abbiamo fatto in questo seminario, e noi come Sibater abbiamo l'ambizione di sostenere questo movimento che si sta costruendo al sud sul tema della promozione di comuni marginali che lavorano sulla terra, perché è un movimento, sono tanti progetti che stiamo intercettando e sono tante esperienze puntuali che si stanno realizzando molto belle, che noi studieremo ancora di più e valorizzeremo ancora di più, ma il valore aggiunto che noi vogliamo dare è connettere questi progetti puntuali in una rete più ampia, che è appunto la rete di questo movimento. Io vedo questa cosa come i chiodi che lo scalatore, diciamo, l'alpinista mette sulla roccia per consentire anche ad altri poi di fare quella salita. Quindi sono dei chiodi a cui bisogna attaccarsi per costruire una rete e connettere tutti questi progetti in un sistema nazionale che è organizzato appunto da Sibater su questo punto specifico, offra ai giovani una opportunità. I giovani che ci vivono un'opportunità di restare, ma i giovani che magari sono andati via anche di ritornare, perché qui il problema dell'abbandono di questi comuni è un problema che abbiamo esaminato anche con altre politiche di intervento, l'abbiamo trattato, ricordo la strategia aree interne, eccetera, è il problema di far ritornare anche chi è andato via. Quindi questa rete che noi vogliamo costruire serve appunto per chi è restato, ma per chi anche potrebbe ritornare, perché ci sono le condizioni affinché queste persone che ritornino attraverso questi chiodi che abbiamo messo su questa roccia riescano a fare questo loro percorso di vita. Quindi una sorta di lievito, il progetto si pone come lievito di tutta questa iniziativa e naturalmente avrà l'obiettivo nel futuro non solo di continuare a sostenere queste vostre realtà, ma di lavorare anche a tutto il resto, perché è evidente che qua si pone un problema non tanto di gestione dei singoli beni, terreni, il coinvolgimento dei privati, l'affrancazione da Invideus, da usi civici, tutti i problemi che dobbiamo affrontare, ma quello che qui si evoca è un nuovo modo di guardare al governo del territorio, che è una modalità appunto strategica, è una modalità che guarda sicuramente non alla gestione puntuale del consenso. Quando si fanno le cose si pensa al futuro, si pensa ai giovani, si pensa a dispositivi che siano efficaci, e cioè che restituiscano quella sostenibilità e quindi quella durata anche nel tempo di questi progetti, e è una modalità di guardare al governo del territorio che mette al centro, e l'ultima cosa che dico, uno degli obiettivi che ha posto l'Europa, cioè la transizione economica e ecologica, il cambiamento, se volete, l'attraversamento di un modello di sviluppo che ha portato la pandemia, perché il modello precedente ci ha portato la pandemia, un modello che è fondato sull'abbandono, un modello che è fondato sul valore aggiunto concentrato nelle grandi città, sugli scarti, come ci ricorda Papa Francesco, mentre noi stiamo lavorando con questo piccolissimo contributo, perché Sibater è una cosa molto piccola, però lavoriamo in questo mare grande, di questo grande processo di trasformazione, dove appunto noi consideriamo il territorio, innanzitutto la terra, come la base per costruire modelli sostenibili di vita. Quindi veramente un'esperienza molto importante che noi non lasciamo finire qui, continueremo a seguire
i comuni che stiamo supportando nella realizzazione dei loro progetti. Cercheremo sempre meglio di studiare le belle esperienze che si fanno, e quindi questa esperienza di INEX sarà sicuramente oggetto, se non lo è già stata, di ulteriori approfondimenti. Noi abbiamo anche, diciamo, degli strumenti di comunicazione che ci servono, che stiamo utilizzando per valorizzare. E poi speriamo che attraverso questi esempi che sono venuti anche il resto del territorio si possa allineare a questa nuova, diciamo, nuovi scenari di principi che orientano l'azione amministrativa sulla gestione dei beni comuni. Quindi veramente vi ringrazio, è stata un'esperienza utile innanzitutto, e complimenti naturalmente a tutti i sindaci, gli operatori, per le esperienze che stanno facendo, e sono contento che noi siamo riusciti nel nostro piccolo ad essere utili, a dare un contributo allo sviluppo di questi progetti. Thank you.